Come giustifica questo orientamento, padre? Ma lo giustifico appunto con questa verità, che tra l'altro è possibile, ho detto, ma è anche verosimile. Che esistano degli esseri superiori a noi e inferiori agli angeli è una cosa verosimile. Nella nostra teologia lo si dice, lo è stato detto da teologi, fin da San Tommaso. Insomma, non c'è, c'è una troppo grande distanza tra noi, che siamo all'infimo grado di spiritualità, perché abbiamo un'anima spirituale, ma che è legatissima, non legata al corpo, e ne subisce tutte le influenze, tanto addirittura da Dio e da far dire non solo a cristiani, ma anche a laici, Publio Idio Nasone, che diceva, vedo le cose buone, le approvo, l'intelligenza, però faccio quelle cattive. Quindi un'anima proprio talmente coartata, talmente bisognosa del corpo, da compiere anche il male, da essere più portata al male che al bene. Il fatto che esistano esseri superiori viene a colmare quel principio, ecco perché dico verosimile, quel principio che dice in fondo, in un latino macronico, natura non facit saltus, ma che ha secoli di vita. Insomma, c'è un divario talmente grande e quindi è molto è possibile ed è molto verosimile che tra noi e gli angeli ci siano degli esseri che abbiano un corpo e un'anima, ma quest'anima sia meno legata al corpo, un'anima che possa agire più da anima senza sentire questo vincolo stretto come abbiamo noi del corpo. Alla fine dunque ritiene auspicabile un'altra presenza oltre a quella terrestre? Certo, auspicabile, desiderabile, perché avendo questi esseri un'anima che indubbiamente, essendo superiore a noi, è meno legata al corpo, sente meno l'influsso delle passioni, l'influsso di quella che è la tendenza più al male che al bene, questi esseri, essendo più buoni di noi, più portati al bene che al male, qualora la scienza ci abbia potuto mettere in contatto, abbia facilitato cose, eccetera, ma ci saranno di aiuto. Ci saranno di aiuto specialmente nel rispetto e nella pratica di quei valori, vuol dire non tanto adesso di una religione o di un'altra, ma quei valori che Dio stesso, nella creazione di tutti gli esseri, ha messo nell'animo umano: il senso di non fare agli altri quello che non si vuole che venga fatto a se stesso, il senso del dovere, dell'autorità, il senso di un'altra vita, il bisogno, visto che questa vita non ci dà quello che, a cui noi aspiriamo, la giustizia, eccetera, eccetera. Quindi l'UFO potrebbe essere tutto questo? Io lo penserei. Dal sacro al profano, che cos'è quest'area 51? Si tratterebbe di un'area dove gli americani effettuano particolari esperimenti, che è plausibile perché gli americani, per quanto mi costa, hanno delle aree, soprattutto nel sud del proprio paese, in zone desertiche, dove effettuano esperimenti che non devono essere visti. Più di questo non lo so dire, ma questa è, diciamo, una nozione di cultura generale, non è una conoscenza specifica che mi deriva dalla mia professionalità. Tempo scaduto anche per questo speciale. Vi lascio al telegiornale e vi ringrazio per